Dove arrivano i limiti della privacy per un personaggio pubblico? In rete si annunciano fidanzamenti, nozze, nascite, ma anche rotture e tradimenti, perché ai tempi di Instagram dire ti amo o ti lascio non è più un affare privato, ma social. Lo sa bene la showgirl argentina Wanda Nara, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi. Da qualche giorno le vicende sentimentali della coppia stanno infiammando il web e non solo. Una sorta di telenovela cominciata lo scorso weekend con la cancellazione da parte di Wanda di tutte le foto che la ritraevano col marito e un messaggio inequivocabile: hai sfasciato un'altra famiglia. Icardi, che avrebbe tradito la moglie con l'attrice Eugenia Suarez, reagisce postando una foto abbracciato con Wanda. La Suarez si difende dichiarando la stampa: io quei due neppure li conosco. Intanto Wanda mostra a tutti la sua mano senza fede. Se Wanda, la sua vendetta, la cucinata e servita su internet così da alimentare i rumors, Ambra Angiolini invece tanto clamore intorno alla fine della sua storia con l'allenatore Massimiliano Allegri non lo voleva, eppure è successo. Dopo giorni in cui non si è parlato d'altro, l'attrice ha detto la sua in radio, commuovendosi per l'ondata d'amore arrivata dai suoi fan indignati con chi ha trattato con ironia il suo dolore. Anche la figlia maggiore è scesa nell'arena del web per difendere la madre, che ha descritto questo delicato e personale momento come un nuovo inizio. Esiste per tutti un giorno zero in cui non si vince, non si perde, ma si riparte.